Ondata di maltempo che si è accanita con rara violenza su tutto il comprensorio frentano, rovesci, mare in burrasca, allagamenti, frane, smottamenti, criticità assoluta. Le previsioni avevano segnalato l'allarme meteo già da 48 ore, puntuale l'arrivo della forte perturbazione molto più intensa rispetto a quella della scorsa settimana. Particolare attenzione dunque a tutti i corsi d'acqua e ai terreni saturi presenti sul territorio. Rovesci intensi sono in atto dalla scorsa notte. Alcune strade secondarie e rotonde nei pressi della Fondovalle Sangro tra i comuni di Santa Maria in Baro e Mozzagrogna sono completamente allagate. Strade dissestate, ciottoli e sabbia sull'asfalto, rami caduti pericolosamente completano il quadro. Lungo la costa la situazione è difficilissima. La burrasca in atto ha proposto onde alte 420 cm, una rarità da queste parti, con l'erosione che avanza minacciosa. Questo è il moto ondoso a Torino di Sangro, da sempre al centro delle attenzioni per le criticità relative all'ex tracciato ferroviario, per buona parte già caduto a mare. A Fossacesia frequenti gli allagamenti sul lungomare, semplici corsi d'acqua che diventano torrenti impetuosi, con i trabocchi che si sforzano in mare a reggere l'urto delle onde. A San Vito, come in tutte le spiagge d'Abruzzo, il mare è arrivato a lambire gli stabilimenti balneari. Tutte le spiagge del litorale messe a dura, durissima prova. Guardate i sedimenti che arrivano a lambire proprio la strada. Quindi pensate nelle prime ore del mattino dove è arrivato il mare. E non finisce qui, perché le previsioni non volgono sicuramente al meglio, ma anche per tutta questa notte, per domani, è previsto un vento fortissimo. Chiaramente per ragioni di sicurezza rimaniamo in macchina, ma guardate il molo del porto, del porticciolo di San Vito, come viene letteralmente sovrastato dai frangenti. Impossibile camminarci, sarebbe davvero molto pericoloso. Un mare che difficilmente si vede da queste parti.